etica. Etica e finalità dell'associazione Soroptimis International. Mission. Soroptimis promuove azioni e crea le opportunità per trasformare la vita delle donne attraverso la rete globale delle socie e la cooperazione internazionale. Valori, diritti umani per tutti, pace nel mondo e buon volere internazionale, promozione del potenziale delle donne, trasparenza e sistema democratico delle decisioni, volontariato, accettazione delle diversità e amicizia. Vi siedo, buonasera a tutti e grazie per aver partecipato al nostro incontro. Ringrazio le autorità politiche, Ira Pannuto, quale rappresentante dell'associazione Le Aquile di Seta, per aver voluto condividere questa serata. Ringrazio i rappresentanti della comunità albanese, numerosi, presenti a Martina Franca e che vedo tra il pubblico. Il 17 dicembre 1999 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite designò il 25 novembre come giornata internazionale per la eliminazione della violenza contro le donne e invitò i governi, le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative a pianificare per quella data attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema della violenza di genere. Dal 2014 la ricorrenza della giornata internazionale contro la violenza si trasformò in una vera e propria campagna della durata di 16 giorni dal 25 novembre al 10 dicembre, giornata internazionale dei diritti umani in cui noi soroptimiste celebriamo Soroptimist Day. Sempre dal 2014 si utilizzò lo slogan Orange to Work perché il colore arancione fosse utilizzato come colore di identificazione della campagna concentrata ogni anno su un tema particolare. Anche quest'anno, per dire no alla violenza contro le donne, il Soroptimist International d'Italia e la Federazione Europea del Soroptimist International sostengono la campagna internazionale Orange to Work. Questi 16 giorni di attivismo ci vedono dunque unite per realizzare iniziative e azioni di sensibilizzazione utilizzando, come ho detto prima, in tutta la comunicazione il colore d'obbligo, ossia l'arancione. È il motto non accettare nessuna forma di violenza, chiama il 1522. Quest'anno stiamo proponendo e sostenendo anche l'innovativa campagna di comunicazione della Federazione Europea che sotto i titoli Leggi i segnali unifica tutti i Soroptimist Club europei e viene chiesto a tutte le soroptimiste una forte mobilitazione per prevenire la violenza domestica, con l'invito rivolto alle donne di riconoscere in tempo quei segnali come la gelosia, il controllo, la manipolazione, la collera e molte altre ancora, che potrebbero rendere la relazione pericolosa per la loro incolumità. Così noi donne siamo chiamate, ma io aggiungerei tutti siamo chiamati ad un'azione corale che grazie ad adeguati strumenti coordinati aiuterà le donne a leggere in tempo comportamenti e atteggiamenti del proprio partner prima che sfocino in una vera e propria violenza fisica.
Il Soroptimist Club di Martina Franca, con sguardo attento al territorio, ha sempre dato il proprio contributo sia alla celebrazione della giornata del 25 novembre che alla campagna Coloriamo il mondo di Arancione, in perfetta sinergia con le istituzioni, con i centri antiviolenza locali, cercando di trasformare le attività di sensibilizzazione in azioni sempre più concrete. Ne cito qualcuna. Abbiamo promosso corsi di autostima e di autodifesa. Abbiamo creato presso la locale stazione dei Carabinieri di Martina Franca la stanza tutta per sé. Abbiamo privilegiato il confronto con le scuole e svolto indagini per dare voce ai giovani e farli sentire sempre più coinvolti nel problema, quindi più responsabili, più desiderosi di suggerire delle soluzioni. Quest'anno la nostra azione si è orientata verso diverse direzioni che convengono appunto nel comune obiettivo di contrastare la violenza. Non so se avete notato, per Martina sono stati affissi negli appositi spazi messi a disposizione dall'amministrazione comunale, che ringrazio, oltre c'è anche una vela itinerante, manifesti 6x3 con messaggi e slogan della campagna. Abbiamo realizzato dei sacchetti di plastica arancione che vi ho fatto trovare sulle vostre sedie, con slogan ad hoc e una sorta di decalogo della lotta contro la violenza di genere. Questi sacchetti li abbiamo distribuiti in tutte le farmacie e parafarmacie di Martina Franca, oltre in alcuni esercizi commerciali che ci hanno fatto espressa richiesta, proprio perché riteniamo che è importante veicolare il messaggio per contrastare la violenza. Devo dare atto che queste attività sono state interamente sponsorizzate da imprenditori e imprenditrici sensibili a tale problematica. È per questo che ringrazio la società Desa, la società Spatolino, la ditta Belliso Eugenio e tutti i titolari delle farmacie e parafarmacie che hanno aderito a questa iniziativa. Inoltre, il Soroptimist ha anche partecipato a uno spettacolo teatrale, Milonga per tre, promosso dalle madri dei ragazzi e delle ragazze del teatro Vo Cantando. E in quella sede abbiamo contribuito alla raccolta fondi per l'associazione Sud-Est, affinché possano continuare a difendere i diritti negati. E qui c'è l'IRA che ne fa parte. Come club, inoltre, stiamo pianificando un'azione di contrasto al bullismo, fenomeno pericoloso, spesso sottovalutato, intervenendo proprio su quella fascia d'età dei frequentanti delle ultime classi della scuola primaria. Bene, proprio nell'ambito di queste settimane di mobilitazione, il club di Martina Franca ha voluto organizzare l'odierna manifestazione, sempre patrocinata dall'amministrazione comunale di Martina Franca, e abbiamo invitato la nostra socia Rosa Maria Vinci a presentare il suo romanzo, Il profumo dei giacinti selvatici. Voglio anche precisare che questa manifestazione rientra in un progetto nazionale Biblioteca. Si tratta di una creazione di una biblioteca nazionale online a cui ciascun club avrà cura di comunicare e presentare libri scritti da soci di qualsivoglia genere letterario, al fine di metterli a disposizione della comunità italiana per diffondere la cultura di genere e il concetto di pari opportunità. Bene, adesso entriamo nel vivo della serata.
volevo necessariamente presentare un po' il Soroptis delle attività che stiamo proponendo. Vedete qui con me, oltre Rosa Maria Ricci, abbiamo la giornalista Agata Scarafilo, nonché, la conoscete tutti, il vice sindaco Nunzia Convertini, che dialogheranno con Rosa Ricci sul tema della condizione e del riscatto delle donne, particolarmente difficili in contesti di povertà, arretratezza, ma soprattutto di oppressione. Io chiedo all'assessore, vuole salutare adesso o preferisce farlo dopo? So che lei è oberato di impegni, quindi... No, vuole adesso, ma soltanto comunque resto fino a mattina, quindi con un grande piacere. Buonasera, benvenuti, grazie alla dottoressa Rinaldi, ci rivediamo per fortuna, viste le tematiche degli eventi e delle serate che offrono davvero degli spunti di riflessione e di un pensiero, di un momento di grande focus su quella che è la problematica che stasera è da qualche giorno e dovremo farlo sempre, stiamo evidenziando. Come amministrazione ci stiamo impegnando a fare di queste serate un vero polo non soltanto di natura culturale per l'eventuale libro o proposta editoriale, ma intendere queste serate come momenti formativi ed educativi, per cui ho apprezzato molto il riferimento alle scuole, perché è da lì che bisogna partire. Anche per questo la biblioteca si è dotata di una serie di volumi che mirano allo studio, alla riflessione, alla focalizzazione di questo tema. Non più di qualche giorno fa in una classe abbiamo letto il libro Sulla mia pelle, che è il libro della giornalista iraniana che tutti conosciamo, che consiglio anche in questo caso di leggere, di vivere, perché le difficoltà sono veramente tante, è una macchia d'olio di violenza che si diffonde. Dobbiamo partire dalle scuole, dobbiamo ripartire assolutamente dalle scuole. Quindi benvengano queste manifestazioni, benvengano la manifestazione dell'altro giorno, perché c'erano tanti ragazzi protagonisti sul palco, come ho avuto il piacere di dire l'altra sera. Quindi buon lavoro, c'è il vice sindaco che saluto, Rosa Maria, la nostra giornalista, ed ora grazie davvero per il tuo impegno, per il vostro impegno, perché come abbiamo avuto modo di dire, queste iniziative se vanno bene, se funzionano, è solo il frutto di un lavoro di squadra, da soli non si va da nessuna parte. Buon lavoro, grazie. Grazie intanto per l'invito, per l'accoglienza e soprattutto per avermi dato la possibilità anche di conoscervi da vicino. Grazie anche alle Aquile della Seta, insomma, che sono presenti qui con noi. È davvero una bella occasione per me per rincontrare Rosa Maria Ricci, perché ho avuto già l'opportunità di presentare questo lavoro a Celia Messapica e anche lì è stato davvero un successo. Come diceva l'assessore, ma come ha avuto anche già modo di dirci Doranna, un elemento fondamentale per far fluire dei messaggi, per farli arrivare, è anche l'utilizzo di diversi strumenti. Bene il teatro, come diceva l'assessore, bene i libri e tutti gli strumenti, compreso anche i giornali, che possono far passare dei messaggi importanti, soprattutto nei confronti di una violenza di genere, dobbiamo chiamare così, che è quella nei confronti delle donne. La stessa Gazzetta del Mezzogiorno, giorni fa, in occasione della giornata internazionale sulla violenza sulle donne, contro la violenza sulle donne, ha organizzato un forum importante a cui hanno preso parte sia sindacalisti ma anche il direttore stesso del quotidiano, dove appunto si faceva riferimento e si cercava di sensibilizzare nei confronti di quello che comunque, nonostante il passare degli anni, continua ad essere un problema che va risolto da più punti di vista
e diciamo che la stessa Istat nel 2017 ha evidenziato come la violenza di genere, in particolare la violenza sulle donne, l'ha categorizzata in 5 tipi: psicologica, economica, sociale, sessuale e poi per ultimo lo stalking. Quindi i temi sono tanti. Quella che noi in genere riscontriamo in maniera molto più facile, più semplice, è l'azione di male, quindi la violenza, quella fisica. Però poi c'è una violenza psicologica che a volte crea molti più danni, non perché quella fisica non lo crea, ma si riesce subito a risolverla, magari anche attraverso la denuncia o attraverso tutta una serie di organizzazioni di centri antiviolenza che consentono anche di risolvere a volte questi problemi. E perché ho voluto fare questa premessa? Perché tra i canali, un canale sicuramente importante è quello del libro, e l'ha utilizzato molto bene Rosa Maria Ricci proprio con il suo libro Il profumo dei giacinti selvatici, Giacobelli Editora, dove appunto parla di una donna protagonista che è Fatima, ma che la rappresenta le tante donne che in contesti a cui fa riferimento Rosa Maria, ma anche in altri contesti, purtroppo subiscono una riduzione di libertà, quindi anche una violenza psicologica nei confronti della donna, e che non è facile, dalla quale non è facile uscire. Quindi questo libro che Rosa Maria riesce, questa storia per meglio dire, che Rosa Maria riesce a raccontarci attraverso questo romanzo, tra l'altro in un modo davvero particolare, perché lei utilizza, contestualizza in un periodo particolare la storia di questa donna in un luogo dell'Albania, in un periodo storico particolare che è dal dopoguerra agli anni 90, e voi sapete, insomma, conoscete benissimo di quale periodo stiamo parlando, ma nello stesso tempo però riconduce, riesce a fare questo discorso di ricondurre il passato al presente, il presente al passato, quindi ci sono questi legami per dirci che insomma tanto ancora c'è da fare. Quindi la storia di una donna, Fatima, che la cui perfino ambizione, no? L'ambizione di questa donna è considerata un problema per la stessa famiglia. E anche le donne, perché un'altra parentesi di Donna che andrebbe aperto, e in questi giorni che abbiamo tanto parlato di donne, un problema a volte per le donne sono le stesse donne, vero? E bisogna dirlo questo, bisogna avere il coraggio di dirlo, perché se vogliamo fare cultura, se vogliamo sensibilizzare, dobbiamo anche essere onesti con noi stessi. E questo processo di onestà si legge nel libro, cioè si nota, perché Rosa Maria, che racconta di una storia di una persona che realmente è vissuta, e la intreccia però, come si fa nei romanzi, lei lo fa benissimo, la intreccia però con anche personaggi di fantasia che magari ha conosciuto, che magari ha cercato di coglierne alcuni aspetti, però poi il lavoro dell'autrice è quello anche poi di, con la fantasia, di creare altri personaggi per arrivare poi a raccontare qualcosa. Già la volta scorsa abbiamo un po' dialogato con Rosa Maria, e una delle domande che ho fatto all'autrice l'ho legata intanto per capire un po' la genesi di questo romanzo. Sappiamo che Rosa Maria, che è un'imprenditrice ma è anche una scrittrice, una poetessa, perché lei ama molto la poesia, e qui si coglie anche la sua sensibilità e il suo animo sensibile, perché tante cose si possono raccontare con la razio, no? Ma si possono raccontare anche col cuore. Quando poi la razio, come si fa nel libro, si unisce anche al cuore, ecco, nascono questi capolavori, no? Quel qualcosa in più, perché di romanzi poi ne leggiamo tanti, ma se un romanzo ti colpisce particolarmente è perché c'è qualcosa in più. E
questa anima, anche curiosamente, in questo romanzo lo si coglie. E dicevo, Donna Maria ha viaggiato molto, quindi vorrei, si nota anche l'attenzione nei confronti della bellezza, no? Anche la stessa copertina del libro, permettetelo, no? C'è una donna e Fatima. L'autrice Angela Barrappa. Ah, ecco, io sono contenta delle promozioni. Ecco, rappresenta una donna, la bellezza, i fiori, i colori, ma c'è anche del grigio, perché dietro ogni donna c'è anche, no, qualche cosa che va, come dire, verso il non colore, che anche colore potrebbe diventare colore. Quindi quanto c'è rispetto ai viaggi che hai fatto, rispetto alla tua conoscenza personale in questo libro, Rosalina? Grazie Agata, grazie Presidente, grazie Vice Sindaco, sono felice di averti qui, da un po' che parliamo di questa storia, quindi è un piacere per me averti, diciamo, anche tutto il tavolo presente. Grazie al pubblico intervenuto e niente, vorrei rispondere immediatamente alla tua domanda. Sicuramente chi scrive, come dire, trasporta nei suoi scritti quello che è la sua esperienza di vita, nello stesso tempo, cioè la aggiusta, come dire, per usare un termine bruttarello, la aggiusta su quella che è la storia che vuole raccontare. Quindi si prendono sicuramente degli stralci, degli spunti, delle immagini che ti sono rimaste in mente, non volendo, anche non volendo, le racconti. Bene, oltre a raccontarle, oltre al visivo, no? Facevo riferimento alla copertina, in un certo qual modo, forse nel titolo, però lo direi meglio tu, ci hai messo anche il profumo, quindi il profumo dei giacinti selvatici. Perché questo titolo? Intanto perché alla protagonista, la reale protagonista, piacevano molto i fiori. Quindi li ho abbinati al suo incontro con la persona a cui era destinata, diciamo. E poi comunque questo profumo e questi fiori ricorrono spesso nel libro a ricordare alcuni momenti, alcune sensazioni, quindi appaiono spesso nel libro, insomma, vengono menzionati parecchie volte. Nel libro, dicevo prima, ci sono personaggi di fantasia, ma anche persone che realmente hai conosciuto, e cibi anche. Tra questi c'è proprio Didi Tartaro, giusto, che ha suonato prima. Complimenti, ho avuto la fortuna in quel momento. Ma la tua musica è arrivata anche lì, quella nel cuore, insomma. E Didi Tartaro, quindi la presentiamo nell'aria, avevo l'occasione di presentarla, è docente del Conservatorio di Tirana e primo violino dell'orchestra di Radio Televisione Albanese. Didi ha suonato prima un brano di Johann Sebastian Bach, prima partita per violino, solo allemand, si dice così? Ho detto bene, bene, complimenti ancora. Quindi perché Didi in questo libro? Ecco, Didi è una di quelle persone, di quelle artiste che mi ha affascinata. Io l'ho conosciuta diversi anni fa, in occasione anche di un evento solo Optimist che abbiamo fatto in aeronautica, dove lì ha suonato, e questa musica mi è entrata nel cuore. E il protagonista, il coprotagonista, era comunque un appassionato di musica e suonava il violino. E quindi naturalmente è nato l'abbinamento, anche perché dall'Albania tutte e due provenivano, quindi insomma è stato facile, come dire, il connubio. Beh, ecco, un altro aspetto molto importante è quello della complementarietà, perché si cerca sempre, quando si parla di donne, poi si cerca sempre, no, di assumere un atteggiamento quasi che sovrasta rispetto all'uomo. Invece la cosa importante, a mio avviso,
avviso che dovrebbe sempre emergere, emergere anche in questo, giustamente detto, coprotagonista, perché altrimenti poi il tutto è concentrato sulla donna, invece non viviamo un mondo che è fatto di uomini e di donne, e che nella differenza, e questo è l'aspetto che dovremmo saper cogliere, è che nella differenza, nell'unicità del proprio dell'essere in genere, la cosa veramente bella è la complementarietà, quindi ed è la cosa principale. E in qualsiasi rapporto dove c'è questa complementarietà, ecco, si vive una vita sana, una vita di principi, di valori, ma soprattutto di rispetto, anche quando magari non si condivide. E quindi bene ha fatto anche su questo aspetto evidenziare, insomma, che l'altro protagonista è praticamente è il compagno, il marito poi della protagonista, che in un primo momento volevano, diciamo, c'era un matrimonio combinato, vero? A questo matrimonio combinato c'è una reazione però di Fatima. Ci vuoi raccontare brevemente, perché è importante per arrivare poi ad un'altra domanda che ti voglio fare, per capire anche il contesto di quanto comunque qualche passo avanti lo abbiamo fatto. Nel libro si racconta anche che la dote delle donne era corredata da tre proiettili. A cosa servivano questi tre proiettili, Rosamaria? Il classico delitto d'onore, no? Che era comunque, voglio dire, contemplato anche nella legge italiana, nello Stato italiano, esisteva anche lì. Quindi ogni corredo comprendeva tre proiettili in un sacchetto che dovevano essere usati nel caso che la donna non fosse stata trovata vergine al matrimonio o quantomeno avesse disonorato la famiglia. Quindi in pratica poteva essere usato sia dal marito quanto dal padre o dai fratelli, quindi dai maschi della famiglia. Quindi voglio dire, questo è il senso di questi tre proiettili. Quindi la donna, come dire, doveva essere punita nel caso non avesse ottemperato a quelli che potevano sembrare, no, quelli che erano gli standard di una vita che doveva andare in una certa direzione. Quindi già tutto prestabilito, insomma, anche eventualmente la fine della donna, quella decidesse di fare altre scelte. Fatima sogna spesso comunque di ritornare in Albania, perché Fatima è anche in Italia, viene anche in Italia, però sogna questo ritorno in Albania. Quanto sono importanti le radici? Per me le radici sono veramente molto importanti. Io comunque faccio parte di un'accademia che studia sia il dialetto quanto le tradizioni, insomma la storia locale, quindi io sono molto attaccata alle mie radici. Ecco perché sento che anche Fatima lo sia. In effetti la protagonista, diciamo che non viveva volentierissimo in Italia, perché era stato un gioco forza il suo arrivo qui. Quando era rimasta da sola, i suoi figli l'avevano voluta, diciamo, vicina per una tranquillità familiare, eccetera. Però chiaramente la sua appartenenza si faceva sentire. Lei voleva il cielo della sua Albania, voleva le sue musiche, voleva le sue tradizioni, per quanto contaminate dalla dittatura che c'era stata, chiaramente. Però ognuno, diciamo, nella sua vita, come dire, vive nel suo tempo, vive nel luogo dove vive, vive nelle condizioni in cui si trova, per cui anche la nascita di un amore, la nascita dei figli e tutto il resto è collegato senz'altro a tutto quello che sta vivendo nel momento. Però chiaramente ognuno cerca il meglio per se stesso anche nei momenti di difficoltà. Ecco, a proposito di momenti di difficoltà, tratti anche della malattia di Fatima, e in questo vivere la malattia Fatima desidera volere più tempo. Perché leghi questi due elementi, malattia e tempo? Fatima aveva pregato di morire quando ha perso suo marito, aveva pregato di morire perché non voleva vivere senza di lui, quindi non,
diciamo, sentiva la sua vita finita, per cui aveva pregato Allah di poter morire. Quando però è subentrata la malattia, a un certo momento si è pentita di queste preghiere che aveva fatto. Dice, forse perché comunque la mia carne ha reagito al sentimento, no? Quindi quello che era il suo sentimento di voler morire, eccetera, però ha abdicato al suo fisico, proprio alla morte fisica. Lei poi non l'aveva accettata, tutto sommato, e quindi avrebbe voluto continuare a vivere per fare delle cose che ancora sentiva sospese nella sua vita, come crescere i suoi nipoti, come tornare in Albania, come vivere alcuni momenti dei suoi figli. Quindi non si sentiva alla fine, non avrebbe più voluto morire. Quindi c'è un progetto anche di vita, magari, nel senso, provo a immaginare, quando hai scritto di Fatima, hai pensato in questo darsi tempo, dare la possibilità anche di dare degli insegnamenti importanti, oltre che a vivere gli affetti, anche poter dare degli insegnamenti alla luce di quello che aveva subito lei? Beh sì, comunque insomma la condizione femminile lei comunque la viveva in un certo modo, veramente sin dalla sua giovanissima età. Ma comunque lei voleva anche, come dire, godersi la sua famiglia, e comunque voleva trasmettere dei valori ai suoi nipoti, nel senso che avrebbe voluto che imparassero la lingua albanese, che non restassero, come dire, cooptati, posso dire questo termine bruttarello, dalla vita in Italia, e quindi assimilare tutto quello che poteva essere tradizione, cultura, eccetera. Lei voleva far continuare la cultura albanese dei nipoti, voleva far continuare il parlare la stessa lingua, non voleva far dimenticare la terra dove lei aveva fondato le sue radici. Ti svelo qualcosa, Rosa Maria, proprio alla luce del tuo romanzo. Io a giugno scorso sono stata in Albania. Io ho conosciuto questo popolo e ho molto apprezzato la verità, soprattutto nella loro generosità. Ecco, posso dirlo, posso affermarlo. Un'ultima domanda che ti passo la parola anche al vice sindaco. In genere quando si chiude un libro, un autore lo rilegge, lo riguarda, e avresti voluto aggiungere qualche cosa o ritieni che sia perfetto così? No, la perfezione penso di non averla ancora raggiunta, assolutamente. Sicuramente avrei voluto mettere altre cose, sicuramente avrei voluto toglierne altre, però ho letto e riletto questo libro tante volte, e poi ho smesso di scriverlo, e poi l'ho ripreso, e poi ho smesso, e poi l'ho ripreso, un po' per impegni lavorativi, un po' perché se tante volte non è che ti vada sempre di applicarti su qualcosa, magari per poco tempo, per, come dire, non avere neanche spunti, non avere neanche idee. Per cui sì, questo libro veramente l'ho divisezionato, ma, e alla fine sì, è venuto fuori così, perché un giorno ho deciso, lo devo finire, quindi è finito così. Ed è perfetto così. Buonasera a tutti, a tutte, e grazie per questa possibilità. Io mi trovo in una veste inusuale, effettivamente, perché non è mio mestiere commentare libri, né tantomeno insomma fare interventi di natura culturale, no? Io sono qui in veste di donna che fa politica. E questa l'origine della mia presenza a questo tavolo. Ed è nata l'idea di questa conversazione con Rosa Maria mentre facevamo la fila per entrare alla prima del Festival della Val d'Eritrea, perché ci eravamo appena insediati e quindi si parlava un po' della mia carica di vice sindaco, di quanto sia probabilmente difficile, no, anche per una donna inserirsi nel mondo della politica. Io alla domanda quanto è difficile, quante, diciamo, difficoltà, io ho tante difficoltà, una donna in generale quando sceglie di fare altro oltre al lavoro, quando è mamma, famiglia, eccetera. Però una difficoltà io non l'ho mai avuta, che è quella di non avere l'appoggio dei miei colleghi uomini, e qui ce n'è uno, no? Con cui condivido da poco, l'assessore Di Leonardo, questa nuova avventura. Io non mi sono mai sentita, diciamo così, messa in un altro piano perché donna.
ho le mie idee messe in un altro piano perché poste da una donna. Nella mia vita politica io ho la grande fortuna, ho avuto ed ho la grande fortuna di condividere il progetto per la comunità. Quindi nasce da qui questa idea di conversazione, no? Infatti poi Rosa Maria mi ha regalato il suo libro, mi ha fatto una bella dedica e abbiamo pensato di fare un'iniziativa anche perché da poco erano passati i 30 anni dallo sbarco, diciamo, no, a Bari nel 91, questa nave che era piena di gente, eccetera, eccetera. Io poi, questo tu non lo sai, però io ho fatto volontariato a San Foca negli anni in cui mi sono formata anche, no? Erano anni di attività sempre sociale e io davo le scarpe a chi arrivava ed erano tutti gli albanesi che arrivavano e ho in mente un odore che non dimenticherò mai, no? E anche quella faccia, perché davanti a me c'erano ingegneri, dottori, come scrivi tu, no? Questi figli di Fatima che prendono un gommone, non lo dicono mai a Fatima che cosa hanno vissuto, ma prendono un gommone e arrivano in Italia. Io l'ho vissuta, no? Nelle tue parole, ho vissuto quell'esperienza, l'ho vissuta forte perché davo un paio di scarpe vecchissime a una persona che invece, diciamo, avrebbe potuto comprarsene di nuove. La comunità albanese poi è entrata a tutti gli effetti nella nostra comunità, ne fa parte integrante. Allora io, no, mi sono domandata a questo punto e rifletto anche su questo: quanto siamo stati in grado di integrare le comunità che sono arrivate? Faccio anche altri ragionamenti a parte quello che riguarda la tematica specifica. Quanto siamo stati in grado di integrarle? Tant'è vero che tu fai un passaggio, io due o tre parole devo dire, proprio perché quelle sensazioni che mi hanno colpito del libro, che riportano un po' a me, io sono una grande lettrice, leggo di tutto, leggo tantissimo e leggo soprattutto quando mi batte il cuore, no? E questo è uno dei libri in cui un po' la lacrimuccia insieme a Venerdì a quella iniziativa mi è veramente calata. Nonna, qui io sono sempre rimasto un albanese, nel senso che nel comune pensare rimani uno sfigato o, se ti va bene, sei diverso per cultura, lingua, tradizione e tratti somatici, perfino per come ti vesti. Sai che quando uno si veste male gli dicono ti sei vestito come un albanese? Nonna, sai che ti dico, guarisci in fretta, torniamocene a casa insieme, appena avrò finito la scuola, ho dei progetti, l'integrazione, l'opportunità. Sono temi che tu tocchi nel tuo libro. Immagino che anche le conversazioni con la comunità albanese ti abbiano lasciato qualcosa di profondo, vero? Certo, assolutamente. Non solo le conversazioni con la gente albanese, ma anche le conversazioni con le persone italiane. Quindi, diciamo, io che mi trovo su tutti e due i fronti, ho colto un po' il senso di questa integrazione, che sì, è integrazione, comunque c'è molta amicizia, molta comprensione, eccetera, eccetera. Però ci sono degli spunti che non mi piacciono tanto. E infatti si capisce, perché questa frase che racconta questo ragazzino che poi se ne vuole andare con la nonna, no? Che è quella radice che torna, questo albero che è la famiglia, perché poi questo libro effettivamente parla di una grande famiglia, no? Parla di grandi famiglie sostanzialmente, proprio di come sono radicate le famiglie in Albania, che sono un po' le nostre famiglie, quelle della domenica, quelle con cui condividiamo la nostra vita, poi pensiamo alle famiglie e comunità. E poi c'è sempre una radice che torna a casa. Allora lui dice: nonna, sì, è vero, sto bene, cioè più o meno faccio la ragioneria, ma ragionare non lo voglio fare come tanti figli nostri, e voglio tornare a casa. Quindi tu crei questo, diciamo così, sembra quasi che questa persona noi non l'abbiamo accolta, poi in realtà tu la trasformi in una voglia di tornare a casa, però si capisce che molto spesso non siamo accoglienti, diciamoci la verità, e che queste iniziative d'Orana servono a questo. Tu hai parlato di pari opportunità, chiaramente, no? E di inclusione. Quindi questo non è solo un libro che parla della condizione storica della donna, ma è un libro che parla di come le donne si sono evolute in un contesto storico terribile come quello della dittatura, di quello che è successo nel comunismo e quant'altro, di quanto sia stato ancora più grave, insomma, subirne gli effetti e le conseguenze.
Quindi noi non siamo riusciti granché ad accoglierli, però tu hai colto, no, in questo, proprio questo senso di mancata accoglienza. E un altro elemento su cui volevo, diciamo, riflettere con te, a parte che si vede che sei una esperta di tessuti, per chi legge il libro, per chi legge il libro è meraviglioso, io poi ho lavorato nel settore, quindi ti vedevo scegliere i tessuti mentre lo scrivevi questo libro, proprio ti vedevo toccare, perché chi sceglie i tessuti poi ha manualità, proprio li tocca, quindi sentir parlare di piedi pull, proprio si inizia così, inizi nel tuo mondo, è il tuo mondo, vero? Assolutamente sì, questo aspetto non ho colto in diversi, devo dire, sì, effettivamente, come dicevo prima, metti sempre del tuo quando scrivi, penso che sia normale, anche se ti vuoi mantenere un attimino, come dire, più lontano dal tuo ambiente, però comunque le tue conoscenze, le tue sensazioni, i tuoi viaggi, i tuoi sentimenti, comunque ce li metti in ogni caso, anche non volendo. Rimane il tuo mondo. Sì, rimane. Cioè, tu hai un altro figlio, vuoi dire? Sì, no. Ma i miei figli tutti impegnati nello stesso settore. Infatti, nello stesso settore. Nei saluti di Carlo Di Leonardo diceva giustamente che bisogna partire dalle scuole. Io in questo libro ho trovato che si è partiti dalla famiglia. Cioè, noi praticamente sì, abdichiamo molto spesso al ruolo di educatori, no? Nelle famiglie moderne, e demandiamo molto alle scuole, dove per fortuna abbiamo professori come Carlo e tanti altri, però il grande ruolo è nostro. Il grande, e tant'è che viene riconosciuto ancora in un pezzo, in un passaggio del libro che mi piace. Vabbè, Fatima sta pulendo chiaramente perché è nel loro ruolo, insomma. E aspetta che mi sono perso. Allora dice, lo spazzolone, diciamo, con lo spazzolone e pensava alla vita delle donne del suo paese. La loro vita si svolgeva con ritmi e regole ben definiti, seguendo gli usi e i costumi che si tramandavano dei secoli di padre in figlio e di madre in figlia. I maschi tramandavano ai figli il senso del dovere nei confronti della famiglia e trasmettevano la loro convinzione che le donne erano una proprietà da difendere e possedere. Le femmine insegnavano alle figlie il senso del lavoro e dell'obbedienza al padre, ai fratelli e al marito. Non in tutte le famiglie c'era rispetto per le donne come nella sua. Quindi lei racconta una condizione generale dove è normale, no? Trasmettere questi compiti padre figlio, madre figlia. E poi dice che non in tutte le famiglie, perché poi ne vengono richiamati degli esempi, diciamo, c'è lo stesso rispetto. Tant'è vero che lei insegna. Lei fortunatamente rientra in un contesto di evoluzione, diciamo, del governo e finalmente riesce a studiare. E quel primo giorno di scuola viene accompagnata da suo nipote, perché da sola a scuola non può andare. Però effettivamente il cambiamento è partito dalla famiglia, no? Quanto è importante che noi genitori accompagniamo i cambiamenti dei figli? Io in questo momento vorrei anche non rispondere, perché mi rendo conto che davvero con i social abbiamo distrutto le famiglie. Non voglio dire che i social hanno una loro funzione benefica da un certo punto di vista, ma malefica rispetto ad altri punti di vista. Ci hanno allontanati dai figli, dagli amici, poi con lockdown c'è stata proprio una totale involuzione di tutte queste cose. La famiglia purtroppo oggigiorno non sta rivestendo il ruolo che dovrebbe rivestire. Tu facevi cenno prima, no? Al fatto che la famiglia è il primo nucleo dove il ragazzo si forma o la ragazza si forma, però in questo nucleo, in questo momento, in diversi, non voglio dire che sia una situazione generale, per carità, me ne guardo bene, però diciamo c'è molto abbandono dei figli da un certo punto di vista, perché siamo impegnati a fare tante altre cose, anche lo stesso uscita, cioè, ci sono tante cose che ci impegnano, ma forse i figli dovrebbero avere un ruolo di prelazione rispetto a tutto il resto, e magari vedo che non tanto, forse nella scuola questa cosa si percepisce un po', no? Si demanda all'insegnante, si delega alla scuola, dice come mai mio figlio, poi magari si arrabbiano anche perché se il professore ha un po', come dire, rimproverato o ha detto una parola di meno, di più. Pienamente ragione. Prego? Ha pienamente ragione. È una situazione che sento
che vivo abbastanza male, quindi la sento molto forte. Infatti il tuo richiamo alla famiglia è evidente, no? Sia diciamo come solidarietà, ed è una cosa a cui noi famiglie del sud siamo abituate, la nostra è una, diciamo, società che si basa sulla solidarietà delle famiglie, quindi si divide a tavola il problema, si condivide, e effettivamente qua emerge, perché i tre fratelli che accudiscono la mamma, la sorella che viene ad accompagnarla in questo percorso. Infatti questo libro è scritto con garbo, come Rosa Maria, perché Rosa Maria è questa, no? È questa donna così dolce, nasconde questo suo talento dietro uno sguardo silenzioso, che è quello di mettere nero su bianco un po' quello a cui pensa, quello che, diciamo, quello che l'accompagna. E io, per esempio, sono stata anche, diciamo, così colpita dalla figura della sorella, un po' perché che questo libro, diciamo così, affronta una donna, cioè, affronta diversi modelli, diverse donne, quasi tutte, una donna preistorica, una donna moderna, una donna soccombente, una donna che subisce violenza, una donna che fa rivincita, una donna che si sacrifica per i figli, un po' tutte le sfaccettature femminili tu hai toccato, appunto con garbo, con delicatezza, non è un racconto leggero che però è pregnante. E un altro di quegli elementi che c'è un altro personaggio che poi in secondo piano, no? È la sorella, che nome che è difficile, si dice così. Ecco, la sorella che è un po', diciamo, il punto di aggancio per ritornare a casa, è un altro elemento che mi fa riflettere, perché per uscire dalla spirale della violenza, l'ho pensato in questo senso, perché quella donna comunque ha subito violenza, la violenza di un marito, l'indifferenza è violenza molto spesso. Quella è una donna che ha subito indifferenza e quindi violenza, che non è riuscita, diciamo così, a probabilmente forse fino alla fine dei giorni ha capito che era una forma di amore, ma non è certamente l'amore a cui ispirarsi. La solidarietà femminile, sorella, un po', diciamo, sono optimista in questo, ci fa da maestra in qualche modo, è forse uno degli elementi per uscire dalla spirale della violenza. Quella condivisione del problema che noi abbiamo, diciamo, geneticamente in noi, no? La chiacchierata, ecco, quel 15-22 molto spesso dobbiamo sollecitare a farlo chiamare a chi ci accorgiamo che vive situazioni così. Io quella sorella l'ho vista che in una situazione attuale avrebbe avuto bisogno di una sorella che magari, o un'amica, no? Che dici, Rosa Maria, avrebbe potuto accompagnarla in un percorso di rinascita? Sì, avrebbe potuto, e sicuramente ci sono tanti casi, no? di questa specie. E molte volte non è che ti manca il coraggio, nelle persone che subiscono questo tipo di violenza, di indifferenza, di violenza psicologica, non è che possa mancare il coraggio, ma non so cosa spinge una donna a non far uscire questi disagi, queste violenze, come vogliamo chiamarle, queste negatività, che non riesce a metterle fuori. Non so perché, forse un desiderio di cambiamento, forse perché nel caso di specie una donna che avesse fatto uscire fuori queste determinate situazioni sarebbe stata un oggetto di morte sociale, perché c'è, cioè, una donna che si lamenta della propria famiglia, del proprio marito, è disonorevole, almeno in quel caso, ma penso anche adesso. Non solo in Albania, ma in generale, la donna che, diciamo, accusa il marito o la sua famiglia, eccetera, di maltrattamenti anche psicologici, dice: ma vabbè, che se c'è un porto da che, diciamo, in dialetto. Quindi molte volte, insomma, vengono considerate anche fisime, si fissata, sì. Cioè problemi, si è mezza pazza. Queste sono cose reali di cui parla Rosa Maria, no? Che sono effettivamente convincimenti su cui abbiamo basato per molto tempo la nostra storia.
Comunque questo libro ve lo dovete comprare, se non l'avete comprato, perché noi ve l'abbiamo abbastanza sviscerato, diciamo così, sperando di avervi dato anche, diciamo, di avervi incuriosito. E va comprato perché l'ha scritto una donna, e io tutte le volte che trovo, diciamo così, in generale, che venga, che una donna dà sfogo anche al suo, diciamo, talento, indipendentemente dal lavoro di tutti i giorni, dal fare, diciamo, il resto, per me va riconosciuto. E va riconosciuto, e penso che in questo veramente ti devo ringraziare, chiaramente, no? Le vostre manifestazioni di interesse, la passione con cui le portate. Questo poi argomento della violenza contro le donne, dei cinque, diciamo, ad arrivare allo stalking, che sembra una cosa stupida ma non lo è, perché è anche abbastanza delicato, devono veicolare attraverso queste informazioni. Quindi io ti ringrazio per questa possibilità che mi hai dato, perché mi hai dato la possibilità di rivedere, diciamo così, anche i concetti di opportunità di integrazione che noi politica dobbiamo portare avanti per forza. E quindi noi abbiamo avuto un consigliere straniero aggiunto, ed era Arian, nel 2014, che avevo visto qui a vicino, e chiaramente mentre lo leggevo pensavo ai barconi che arrivano adesso, no? E a quanto effettivamente, a quante donne, a quanti bambini quel mare piange. Però voglio chiudere con l'amore, perché poi è anche un libro d'amore. C'è una lettera bellissima, e delle lettere bellissime che scrive il coprotagonista, che scrive l'uomo. E quando le scrive l'uomo, le lettere d'amore sono anche meno smielate di quelle che scriviamo noi, no? E sono un po' più toccanti. Quindi chiudo dicendo che, come hai chiuso tu, cioè, è un libro anche sull'amore. Ed è un libro sulla vita, quindi diciamo che bisogna continuare in qualche modo, ognuno per la sua strada, noi che facciamo politica, voi che scrivi, tu che fai promozione, a fare in questa vita, insomma, a divulgare la bellezza delle cose vere, dei valori veri, compresa questa grande battaglia che dobbiamo continuare a condurre per le nostre pari opportunità e perché, insomma, la violenza contro le donne, insomma, si riduca sempre di più. Grazie. Grazie. Hai detto facciamo promozione. Io penso una cosa, è importante parlare di questi temi, anche perché le donne hanno bisogno di confrontarsi. Noi le buste le abbiamo distribuite ovunque, e chi è, infatti l'altro giorno i ragazzi cosa abbiamo chiesto? Portatele all'interno della famiglia affinché quelle parole possano essere argomento di discussione, e soprattutto abbiamo detto, se sapete che c'è un amico, un'amica, perché la violenza è sia per gli uomini che per le donne, dobbiamo essere adesso, non dobbiamo, lo ha detto anche Agata, la violenza non è solo sulle donne. Giuliana l'altro giorno ha detto, molto spesso sentiamo parlare di suicidio, molto spesso il suicidio non è altro che la conseguenza di una violenza che si può subire, una violenza psicologica che si può subire in casa. Bene, io ringrazio Rosa per averci dato... Ira. No, io volevo solo adesso ringraziarti solo per averci dato l'opportunità veramente di riflettere su un tipo di violenza che è l'oppressione politica. Anche quella è una violenza. Noi la viviamo quando sentiamo parlare di sbarchi. Ho detto bene, sono 30 anni che sono ferme ancora quelle immagini di quella nave arrivata a Bari. Io ero piccola, ma ho delle immagini ferme. E vedere oggi tra di noi ci sono dei rappresentanti albanesi. Devo essere sincera, sono molto contenta, perché credo che l'inclusione è importante per loro, perché si devono sentire prima di tutto amati da noi che li abbiamo accolti. Su questo voglio invitare Ira, anche perché
conosciuta nell'ambito del centro antiviolenza di Martina. È nato subito un feeling l'anno scorso quando abbiamo proposto un progetto nelle scuole, sempre nell'ambito della campagna contro la violenza, Diamo voce ai giovani. E in quell'occasione io ho conosciuto Ira e mi ha colpito, devo essere sincera, proprio il fatto che di nazionalità albanese fosse presente nel centro di violenza di Martina. E un motto l'ho apprezzato perché ho detto: la violenza non è solo per le donne martinesi, ma anche per le donne che ospitiamo, insomma. Io ringrazio Dora, ringrazio Rosa Maria per averci avuto qui, il Soro Optimist Club che si è acceso, sia per le iniziative che organizza in occasione del 25 novembre e per la collaborazione che ha sempre con il Centro Antiviolenza, ma anche per aver avuto oggi qui la voce delle Aquile di Seta, perché è vero che noi qui ci conosciamo nell'ambito della violenza di genere, dove io sono operatrice, ma oggi sono qui come portavoce anche di questa associazione, di un'associazione nata 2 anni fa con sede a Bari, le Aquile di Seta, che è un'associazione di donne per le donne albanesi, ma anche, ma non solo. È un'associazione che si occupa proprio di promuovere la voce e scrittori che scrivono in italiano, scrittori albanesi che scrivono in italiano o scrittori e scrittrici italiani che creano questo ponte con l'Albania, ci danno la possibilità di far conoscere di più il nostro paese e che ci emozionano con i loro racconti. E infatti Aquile di Seta ha nel suo attivo anche un progetto molto importante, la scuola di lingua albanese, aperta l'anno scorso, dove partecipano 15 bambini e imparano la lingua. Sono bambini albanesi, di famiglie albanesi, però di terza generazione, imparano la lingua, la storia, la cultura e le tradizioni albanesi. Ora, passando a questo libro, ecco, io leggendo il libro ho notato da subito, a parte la storia, il riscatto sociale, la storia molto avvincente, ma lo studio approfondito che Rosa Maria ha fatto della storia dell'Albania, della storia dell'immigrazione, degli stereotipi e delle condizioni della vita delle donne in Albania. Perché non è facile comprendere quello che è stata l'Albania in questi anni. Quel proiettile, quei 3 proiettili, non erano solo, come si può immaginare, per la verginità o per mancato rispetto, erano anche per dei gesti che noi non possiamo neanche immaginare. Per esempio, non alzarsi in piedi se un uomo entra in casa. Anche per questo che i proiettili potevano essere usati. Quindi, trovare questo studio profondo mi ha emozionato, ma mi ha emozionato il libro in più occasioni. Quello in quanto donna albanese, perché provo anch'io le stesse emozioni che prova Fatima stando lontano dal proprio paese. Anche a me mancano il cielo dell'Albania, come descritto lì, i profumi, la vista della montagna che avevo dalla mia finestra e qui non ho. Poi ho provato grandi emozioni anche come operatrice del centro antiviolenza, perché nel mio lavoro quotidiano incontro donne italiane, albanesi, altre donne migranti, vittime di violenza, vittime degli stereotipi e la discriminazione che è descritto nel libro, donne come Gushi, come la sorella, che non hanno voce e non riescono a venirne fuori da quella violenza proprio perché incastrate in questa cultura che le vuole lì in casa, dove non trovano l'appoggio neanche della famiglia che dice: è quello il marito che ti sei scelto, quindi lì devi stare. Ho trovato tutto questo, ma soprattutto mi sono emozionata anche come figlia, perché scorrendo le pagine del libro ho trovato le parole di Rosa Maria che con tanta eleganza e poetica descrivono il talento di Didi, che è mia madre. Grazie. Abbiamo ascoltato il tuo violino, vogliamo sentire la tua voce.
comunque la tua sei da tanti anni che con noi. Allora benissimo. Vedi? Sensibilità di lei già trovo, però mai scritto. E poi ci sono anche altre cose da scoprire di Albania, buone, molto buone, però ci sono anche problemi altri che ancora non si sono risolti ancora. Speriamo. Io qui in Italia mi trovo benissimo moralmente, anche come professione, non per dire così, però qui a Martina con Alessandro Caroli, lui mi ha apprezzato molto, ho preso tanti premi da lui, a Latiano dove ho lavorato un po', sono la città. Cittadinanza onoraria e mi trovo molto 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 apprezzata qui. E non so dire le altre cose, ho tanti tanti amici, siamo venuti qui con mia famiglia e subito abbiamo deciso di stare qui perché veramente gli italiani sono molto vicino dal nostro paese. Veramente non sembra, però sono vicini. E un dettaglio che mi ha colpito, la Chiesa. Io non sono cattolica, però mi ha colpito. C'è un punto della Messa dove il prete dice fate pace adesso. Invece in Albania, per il fatto di questo periodo, tanti anni, senza fede, senza... Quando due persone avevano qualche... È difficile, per tutta la vita non parlavano più. Ma anche qui in Italia. Forse sì, però io quando vado in chiesa non vedo l'ora, poi sono andata a faccio. È bellissimo. Siamo andati anche un po' oltre quelle che erano le previsioni. A questo punto vorrei scambiare con l'Associazione Le Aquile della Seta il nostro cagliardetto. E con l'augurio anche di poter avere delle collaborazioni, anche perché siamo donne, lavoriamo per le donne, quindi sicuramente sapremo trovare delle occasioni per confrontarci insieme. Allora, Agata, questo è grazie. Perché Nunzia è sempre presente, io devo essere sincera, la chiamo, l'altra sera l'ho chiamata alle 11 di sera, mi ha dato un messaggio, vi posso dire che mi ha risposto, però era questo grazie. È proprio la nostra riconoscenza. Questo invece, lo dico, voglio regalare Rosa, per no, perché se no sta socia ce l'hai, questo quindi lo voglio regalare è proprio come simbolo della nostra aggregazione tra popoli. Va bene? Allora,
prima di salutare il pubblico, i nostri ospiti, no, non hai dimenticato niente, io vorrei ringraziare Angela Barratta perché comunque è autrice della copertina. Vorrei ringraziare anche gli amici albanesi che vedo qui, alcuni di loro sono parte della famiglia di cui ho parlato, ma ovviamente per discrezione non lo dico. E vorrei ringraziare Angela anche per questo secondo volume che abbiamo fatto insieme, un volume di filastrocche per bambini in due lingue con le illustrazioni di Angela Barratta. Le filastrocche sono le mie, traduzione di Gabriella Pizzigallo, e insomma penso sia anche qui, e con il codice QR dove si può ascoltare la lettura dei testi fatto da una madrelingua, la lettura dei testi inglesi. Quindi questo è il prossimo, è il libro uscito avanti ieri. Vorrei ringraziare grazie perché come presidente intanto hai voluto questa manifestazione e poi tutte le amiche del Soroptimist che vedo qui compatte, riunite, Ira, Didi, Agata, Nunzia e tutti gli amici che insomma mi seguono e mi sostengono, che continuo, non è che per caso poi divento un po' noioso. Va bene, e grazie anche a qualche compagno di scuola che vedo presente. Ok, grazie a tutti. In genere i giornalisti fanno sintesi, no? Allora, mi veniva in mente uno slogan, un titolo: per le donne, con le donne, ma insieme agli uomini. Siete.